complimenti del sindaco di Sansepolcro, Daniela Frullani, ad Andrea Laurenzi. Sindaco, una parola, perché è stata davvero una serata emozionante e coinvolgente questa regala dello sport a Sansepolcro. Molto emozionante, ma molto bella direi, perché abbiamo visto tutti i nostri ragazzi, i nostri giovani, le loro famiglie, e l'abbiamo visti in una serata in grande armonia. Tutti gli sport sono importanti, dal judo alla danza e fino al calcio, che poi prende tutti i nostri cuori. E devo dire che vedere tutti questi giovani è un'emozione fortissima. Grazie Andrea che ha pensato di avere una piazza piena del nostro futuro. Grazie davvero. Grazie al sindaco e complimenti davvero al vice sindaco Andrea Laurenzi, perché è una bellissima serata perfettamente riuscita che ha premiato tutti i giovani sportivi di Sansepolcro. Sì, è stato uno sforzo collettivo, come ho detto all'inizio è stata molto artigianale, perché l'abbiamo costruita in comune di Sansepolcro con l'ufficio sport, con tutto lo staff dell'ufficio sport assieme a me. Abbiamo dalle sedie oggi a pensare la serata, abbiamo fatto insieme. Siamo contenti che sia riuscita, ma non poteva essere altrimenti, perché gli ingredienti c'erano: grandi ospiti, Ugo Russo, Novellino, la Calagreti che è vicino a noi, ma è una campionessa mondiale, e i giornalisti della nostra zona che sono stati fantastici, hanno dato un contributo davvero di alta professionalità. E poi quando sono tutti giovani, quelli che fanno lo sport quotidianamente, tutta la nostra città presente, perché devo dire così, i giovani, le famiglie, il successo era inevitabile. Bravi tutti a stare nei tempi, bravi tutti a portare avanti la serata, ma l'applauso più grande va ai volontari, a chi a questi giovani se li fa divertire, li fa crescere, li fa stare assieme, a tutti quei educatori, allenatori e persone che si dedicano in maniera gratuita allo sport e alla città di Sansepolcro. E questi sono i veri valori e i giovani ce lo trasmettono, come ha ricordato Maurizio Falcinelli anche prima, è lo sport in generale che trasmette questo, e questo è stato confermato in una serata che ha dato spazio a tutti. E non c'è la presentazione solamente del calcio, c'è la presentazione di tutti i sport che hanno un settore giovanile. Si meritavano di stare qui anche tanti altri sport che aggregano adulti, però oggi il tema era i giovani, e tutti assieme hanno preso il palco, se lo sono scambiati a mo' di staffetta e hanno fatto capire che lo sport è collettivo. Quindi da qui si inizia a parlare di sport per il futuro, a pensare a un grande dialogo tra tutte le associazioni sportive che già stanno facendo davvero alla grande. Quindi il palco ha solo dimostrato quello che esiste a Sansepolcro. Un'ultima questione, perché è stato bello anche vedere la piazza, una fotografia davvero emozionante. Sì, la piazza all'inizio l'ho fatta fotografare con tanta gente, poi il club fotografico, un'altra associazione che ci ha dato una mano, ha fatto la foto finale a tutti i ragazzi che sono rimasti in piazza, e l'urlo dei ragazzi e i colori, perché ognuno portava la sua divisa, sicuramente l'immagine per il futuro, per il galà dello sport del futuro. Ma il galà è solamente, non è una vetrina, è solamente un premiare le eccellenze sportive del nostro territorio, e per eccellenza intendo la capacità di emergere, ma anche la capacità di stare insieme, quello fa eccellenza. E allora viva il galà dello sport e viva lo sport!